È un atto d'amore nei confronti dei propri figli, perché vaccinandoli in tutta sicurezza li proteggiamo da malattie molto gravi. Ma è un atto anche di responsabilità sociale, perché se tutti si vaccinano, la nostra comunità non consente la circolazione dei batteri, dei virus, e quindi saranno infine protetti anche, per esempio, i bambini che non si sono potuti vaccinare. Immaginiamo un bimbo che ha una leucemia, sta facendo una chemioterapia, il 90% di probabilità di salvarsi, ma non si può vaccinare. Se quel bambino contrae il morbillo da un suo amichetto non vaccinato, può morire, come è successo a un bambino di 18 mesi un paio d'anni fa in Lombardia. Quindi vaccinarsi non è solo un atto di protezione individuale, ma è un atto di responsabilità sociale, soprattutto nei confronti dei più deboli e dei più indifesi. Il vaccino venne avversato quando apparve per la prima volta disponibile, e poi purtroppo la gente si accorse che chi non si vaccinava moriva e chi si vaccinava sopravviveva. Quindi la verità ha comunque una sua forza. Speriamo di non dover arrivare alla forza dei fatti, perché i fatti sarebbero malattie gravi che riappaiono. Quindi non so fare questa previsione, ma spero proprio che la gente si convinca e smetta di fare questa scelta completamente irrazionale e ingiustificata di non vaccinare i propri figli. Sono tutte importanti. Il concetto di vaccinazione obbligatoria e facoltativa è superato, sono leggi ormai di tanti anni fa. Le vaccinazioni dell'infanzia sono tutte molto importanti, sono tutte molto sicure, sono tutte molto efficaci. Per cui chiaramente, come tutti gli interventi medici, hanno un rischio che però nel caso delle vaccinazioni è veramente minimo. Non esiste un farmaco tanto sicuro quanto i vaccini. E allo stesso tempo la protezione che offrono è veramente fantastica. Potremmo fare sparire dal mondo altre malattie dopo aver fatto sparire il vaiolo. Il morbillo e la poliomielite potrebbero sparire se tutti si vaccinassero. Ma attendere i decessi per fare prevenzione è come attendere il terremoto per costruire le case antisismiche. Noi sappiamo che il terremoto può arrivare, per cui una scuola deve essere costruita con criteri antisismici, proprio perché se poi malauguratamente arriva il terremoto, la scuola non crolla. Lo stesso vale per i vaccini. La prevenzione si deve fare prima. Per quanto riguarda la meningite, data dal meningococco C, sono questi casi di Milano e della Toscana, c'è un vaccino che è estremamente sicuro, estremamente efficace, e dove è stato utilizzato in maniera molto estesa, come nel Regno Unito, ha fatto sparire la malattia non solo tra i bambini, ma anche tra gli adulti, perché il batterio poi appunto non circola più. Quindi il modo migliore per difendere gli adulti è quello di vaccinare tutti i bambini. I casi sono rari, perché in Italia parliamo sempre di casi che sono al massimo di qualche centinaio all'anno, però la meningite da meningococco, però bisogna dire che sono casi molto gravi, perché la diagnosi è difficile e anche con una terapia tempestiva la mortalità è superiore al 10% e un terzo dei pazienti riporta danni permanenti. Per cui parliamo di una malattia che è rara, ma che quando appare è molto grave e molto difficile da curare. L'arma migliore che abbiamo è quella di prevenirla con il vaccino. La mia personale opinione, ma che è quella di un Red Ronnie della legge, è che lo Stato debba proteggere i più deboli. E poche persone mi sembrano più deboli di un bambino che ha la leucemia, che non si può vaccinare e che non può andare a scuola perché gli altri hanno deciso, i genitori degli altri bambini hanno deciso, sulla base di superstizioni senza senso, di non vaccinare i figli. Quindi io ritengo che ci sia la base per rendere obbligatorie le vaccinazioni, così come non si può guidare ubriachi perché si rappresenta un pericolo per gli altri. Io ritengo che non si dovrebbe consentire ai genitori di non vaccinare i propri figli, perché ciò rappresenta un pericolo per i figli stessi, ma anche per i figli degli altri, anche per noi adulti.